No, sicuramente loro hanno fatto una buona partita. Noi abbiamo avuto un approccio un po' mollo e loro hanno preso un discreto vantaggio. Poi nello spogliatoio abbiamo sistemato qualcosina e siamo stati bravi, secondo me, a rientrare in partita. Loro, lo sapevamo, sono un'ottima squadra, forte fisicamente, abbiamo subito un po' la loro fisicità. Detto questo, il nostro campionato non finisce stasera, siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora, non ci accontentiamo, vogliamo andare già giovedì a Monterone a giocarci la nostra partita e a provare, ecco, di tornare. Terzo quarto dicevo che l'Acropoli ha rimandato tantissimi punti, poi ultimo periodo invece sono stati 5 punti fissi che sembravano invalicabili. Cosa è successo? Com'è non l'Acropoli è riuscita a dare quella spinta in più, magari, anche se Martina Franca rispondeva sempre colpo su colpo, ovviamente. Martina rispondeva colpo su colpo. Noi sul meno 5 un fischio, sebbene che io non, degli arbitri non mi piace parlare tantissimo, però un fischio non mi ha convinto, quell'intenzionale di Capua sul meno 5 per la nostra ha cambiato un po' l'inerzia della partita in quel momento, lo dobbiamo rivedere. Come sbaglio io, sbagliano i giocatori, così possono sbagliare gli arbitri, io credo sempre nella buona fede di tutti, chiaramente. Siamo stati bravi noi a rimontare, a essere là vicino, loro sono stati bravi a tirare bene i tiri liberi con Dippa, a fare due canestri importanti allo scadere all'ultimo secondo. Onore a loro, noi abbiamo fatto il nostro, dobbiamo riflettere su alcuni errori, su alcune scelte. Cos'è che non ha funzionato in modo particolare stasera, che invece ha funzionato bene in altre partite? No, stasera ci è mancato un po' più di convinzione in alcuni momenti, abbiamo avuto paura, ecco, di, secondo me abbiamo avuto in alcuni momenti, siamo stati indecisi, nel senso, pure se si sbaglia una scelta bisogna poi essere convinti di quello che si fa, invece alcune volte non siamo stati convinti e quindi abbiamo fatto ad esempio qualche tiro forzato, una rotazione difensiva in meno, sono poi i particolari che fanno la differenza. Stasera qualcosina anche noi l'abbiamo sbagliata, però come sempre va dato anche merito agli avversari che sicuramente hanno fatto una buona partita. Sicuramente, una breve parentesi per quello che è successo nel finale, ovvero che l'allenatore ha chiamato un time out, oramai al risultato oramai deciso, mancava pochissimo, ha scatenato anche piccoli da frulli sugli spalti, era inevitabile insomma accorgersene. No, piccoli da frulli no, poi si sono fermati chiaramente solo a qualche sfotto. Al limite. A sfotto verbale chiaramente, perché il pubblico dell'Acropoli è un pubblico caloroso e anche competente, obiettivamente l'ho detto prima, io al suo posto non l'avrei fatta, ma con questo io non sono e ne voglio giudicare il coach Meneguzzo, obiettivamente è stata una sua scelta, libera di farla, ti dico io al suo posto non l'avrei fatta, però con questo non voglio dire che, ti ripeto, non voglio giudicarlo, ti dico soltanto che io al suo posto non l'avrei fatta. Bene, così quindi per quanto riguarda la prossima partita, come preparerà la gara? Prossima partita è una partita difficile, su un campo difficile contro una squadra che in casa esprime una buona pallacanestro. La martedì mattina penseremo a Monteroni, vogliamo provare a tornare alla vittoria e farlo il più presto possibile. Un'ultima breve parentesi sulla gara non conclusa, quella a fondi sul campo in cui c'era Condensa. L'Acropoli andrà in trasferta per giocare solo 1 minuto e mezzo palla in mano, come abbiamo detto. Quindi cosa si aspetta da quella partita, quando deve essere insomma recuperata? Sarà recuperata il 17 aprile. La prima volta che mi capita, bisogna entrare in campo e giocare gli ultimi 9 minuti e 30, saranno 9 minuti e 30 intensi, noi saremo pronti a giocarceli fino in fondo.